Buongiorno, ragazzi, oggi siamo andati a pesca e siamo tornati a casa con questa bellissima troterella. Quindi vediamo come pulirla per farla intera al forno. Diamogli una sciacquatina giusto per togliere la terra residuo. Poi armiamoci di un po' di carta che io ovviamente da bravo massaio ho dimenticato. La prendiamo, la tamponiamo, questo è meglio farlo a lato lavandino, la puliamo, la asciughiamo un attimino giusto per togliergli quel leggero viscidino che la trota ha. Poi con un coltellino alla matrita, lama che guarda la bocca della trota, gli infiliamo il coltello nel sedere, deve tagliare bene, e gli tagliamo la pancia, come vedete, fino a fin sotto la bocca. Questa è la parte più sgradevole del lavoro, quindi andiamo a togliere l'interiora. Si tolgono infilandoci sotto la mano, fa un po' schifo. Poi si prendono l'interiore, le si tira il più possibile. Si può usare una forbice, a me piace usare il coltello, cioè mi piace una parola grossa, però io mi trovo comodo a usare il coltello e taglio l'interiore interiore che andranno gettate. A questo punto, all'interno della trota, sotto la colonna vertebrale, troviamo vescica natatoria, che andiamo a togliere. Se riusciamo togliamo anche tutta quella pellicola che sta in parte alla carne laterale, la togliamo senza mezze misure, la buttiamo, e qua in fondo vedrete una sacca ricolma di una sostanza viscida simile al sangue. La sacca va bucata con un coltellino con la punta di una forbice e tagliata, e tutto quello che c'è dentro va tolto, perché sennò la trota vi verrà amara. Quindi aprite l'acqua, fate scorrere l'acqua e grattate proprio con l'unghia tutto il viscidino che c'è in fondo, deve essere bello pulito alla fine, e tirate via tutto il sangue, perché il sangue della trota rende amara la cottura. Ecco, fino qua, vedete che anche qua troviamo quel viscidino scuro. È esattamente quello che si trova sotto la vescica natatoria. La vescica natatoria è quella vescica che la trota e tutti i pesci riempiono d'aria per andare su e giù. Ecco, se non avete tolto bene la parte di interiora, vi armate di forbici, quella che si attacca poi alla testa, fate iniziare lo stomaco, e andate a tagliuzzarla. Ecco qua. Ora c'è un'altra cosa molto importante da fare, perché tanti si fermano qua a pulire la trota. In realtà, nella trota bisogna sempre eliminare le branchie, e più la trota è piccola più si fa fatica. Si prendono le branchie, c'è chi si limita a tirarle, io ci infilo sotto un dito e poi col coltello vado a tagliare la branchia. Sente a non tagliarvi, mi raccomando, vedete, tagliata di qua, e poi la vado a tagliare dal lato opposto. La presenza della branchia in cottura rende amara la carne della trota, soprattutto in una cottura al cartoccio o al forno, soprattutto al cartoccio dove rimane tutto all'interno. Ecco, andate a tagliare la branchia, più ne togliete meglio è. Se ne rimane un pezzettino non morite, per carità, non è che, però lasciare tutta la branchia. Eccoci qua. Ed ecco che la trota è pulita sotto le branchie, e
nella pancia. Bene, avete finito. Prima di metterla nella pentola, ancora una tamponata a destra e a sinistra con la carta. Buon appetito! Guardate che bella che è. Ecco, questo è il salmerino, la trota di lago per me più buona in assoluto.